Is, ea, id è un pronome e aggettivo determinativo. Determinativo significa che determina e precisa una persona, una cosa, un'affermazione. In latino è usato essenzialmente con due funzioni fondamentali. La prima è quella di pronome personale di terza persona, non riflessivo. Consideriamo la frase Atenienses muris urbem sepserunt, quia eam defendere volebant. Gli ateniesi circondarono la città urbem con le mura, quia poiché volevano difenderla. Eam è l'accusativo femminile singolare di is, ea, id, che abbiamo tradotto con un pronome personale di terza persona, singolare in questo caso, il quale sostituisce nella proposizione causale il sostantivo urbem, città. Nella forma al genitivo singolare e plurale, cioè eius per il singolare e eorum e arum per il plurale, is, ea, id è usato come aggettivo possessivo non riflessivo, cioè non riferito al soggetto. Consideriamo la frase Marcus semper amavit quintum fratrem propter eius ingenium. Marco amò sempre il fratello Quinto per la sua intelligenza, propter eius ingenium. Nella frase abbiamo la forma del genitivo singolare di is, ea, id, eius, la cui traduzione letterale è di lui. L'intelligenza in questione non è del soggetto Marcus, perché altrimenti avremmo avuto la forma suum, propter suum ingenium, ma del fratello Quinto, che è il complemento oggetto. Vediamo la declinazione di is, ea, id. Partiamo dal singolare, nominativo is, egli, ea, lei, ella, id, esso, ciò. Genitivo, eius di lui, eius di lei, eius di esso, di ciò. Dativo, ei a lui, gli, ei a lei, le, ei a esso, a ciò. Accusativo, eum, lui, lo, eam, lei, la, id, esso, ciò. Ablativo, eo, con lui, ea, con lei, eo, con esso, con ciò, vari complementi indiretti. Passiamo al plurale, nominativo maschile i, ma anche i ed ei, essi, ee, esse, ea, quelle cose. Genitivo plurale, eorum, di loro, earum, di loro, eorum, di loro. Dativo, maschile, is, ma anche eis, a loro, femminile, is, ma anche eis, a loro, neutro, is, ma anche eis, a loro. Accusativo, maschile, eos, loro, femminile, eas, loro, ea, neutro, quelle cose. Ablativo, anche qui abbiamo due forme, is, ma anche eis, con loro, di nuovo is, ma anche eis, con loro, al femminile, e il neutro, is, ma anche eis, con loro, con quelle cose. Vari complementi indiretti.